Ok ragazzi, partiamo subito con il gameplay numero 35 di Raid. Siamo qui nell'ultima gara, diciamo. È più che gara, è una prova dove bisogna fare sorpassi. Quindi, vabbè, siamo abituati. Non è la prima volta che la facciamo, o che la faccio in questo caso. Dai ragazzi, io qui punto l'obiettivo per la medaglia d'argento e vedremo quindi se... Non voglio esagerare magari a dire medaglia oro, se poi esce fuori sono ben lieto, quindi comunque vedremo di prendere almeno medaglia argento, ragazzi o ragazzacci, fate voi. Ok, vediamo un po'. Allora, magari se carichi il circuito, Brado qui può dar fuoco sull'asfalto con le sue ruote infuocate. Ok. Vai. Ta. Sono molto contento di questo gioco. Mi fa molto piacere. Mi garba molto, devo dire. Qui cercherò di fare questa più altre due gare. Dai, vediamo un po'. Ecco, si parte con il giro lanciato, ragazzi. 27 sorpassi per la medaglia d'argento, che non sono pochi, Non sono affatto pochi, anche su questo circuito che è un po' ostico, possiamo dire, ma... cercherò di impegnarmi, dai. Un po' di impegno ci vuole. Rallenta un po' Bradone qui che... È un attimo a volare. Ecco, l'ho detto io che era un attimo a volare, ragazzi. L'avevo detto, no? Comunque, dai, non tutto è perduto. Siamo solo all'inizio. Però da 20 a 27, ragazzi. Da medaglia di bronzo a medaglia d'argento, insomma. Ok, va, spostati. Che non voglio cadere un'altra volta. Non voglio assolutamente cadere un'altra volta. No. Vabbè, qui ragazzi l'ho fatta poche volte questo circuito, no? Ok, non so. Comunque dai, siamo già a 10, ragazzi. Siamo già a 10. Ecco, rallento un po'. Che questa curva non mi convince affatto. Non mi convince, ragazzi, non mi fido. Sono curve molto veloci, devo dire. Ok, lì l'effetto ottico mi stava dando l'effetto che la moto mi si metteva sulla sinistra. Che sorpasso, ragazzi. No. Ecco, meglio così che non sono caduto, ragazzi. Meglio così, Però di questo passo la medaglia argento va un po', Vabbè, non dico dove, ma... Un altro minuto ci sta, ragazzi. Un altro minuto ci sta per fare 10 sorpassi. Meno di un minuto, vabbè. Vai, vabbè, qui è stato facile il sorpasso. Qui è stato molto facile. Devo rallentare. Purtroppo questo circuito, non conoscendolo bene, in certe curve forse rallento un po' troppo. Sì. Vai, 20 sorpassi. Ne mancherebbero 7, ma... Non so se sarà fattibile, ma per via delle cadute che ho fatto, della caduta non ricordo se una o due, una sicuro, poi ho rallentato molto in certi punti, quindi vabbè. Vai, sono 22, 23. Beh, ragazzi, portate il conto insieme a me, 23, portate il conto insieme a me, sono 24 sorpassi, 25 ragazzacci. No. Vabbè.
Ok, dai, ci accontentiamo della medaglia di bronzo. Ci si accontenta, 25 sorpassi. Ho sbagliato io, ragazzi, ma va bene così. Vai, andiamo subito col prossimo campionato. Ok. Voi magari, ragazzi, potevate dire: Brado, avresti potuto rifare la gara, ma non è il caso, ragazzi, di rifare la gara. 25 sorpassi mi stanno più che bene, ragazzacci. Quindi vediamo adesso di iniziare il prossimo campionato. Quindi qui si conclude con una medaglia oro, 2 bronzo. Cercherò di far meglio qui. Ok, moto nel garage ammissibili. C'è questa, ragazzi, c'è la Yamaha. Ma boh, non so, ragazzi. Queste qui sono le moto che potrei anche acquistare. Vediamo un po'. Ma no, dai, per adesso, ragazzi, usiamo la Yamaha. Poi, appena ci verrà chiesto, acquisterò qualche altra moto, tranquilli. Anche perché questa Yamaha a me mi piace abbastanza, quindi. E poi vi dico la verità, ho voglia di riprovarla, sia la grande. Voglio sentire un po' la potenza, visto che ha 8,9 di accelerazione, e non è poco, e non è affatto poco, 8,9. Quindi il vostro Brado cercherà di applicarsi anche in questo momento per quanto riguarda, e quindi non lo so, dai, da questo campionato cercherò di giocare un po' meglio. Il fatto, ragazzi, che qui è un attimo a cadere, è veramente un attimo. Vai, sarà una gara questa, non credo si inizi con una prova a tempo, robe varie. Credo che sia un campionato, cioè non un campionato, una gara da 3 giri, vabbè. Devo iniziare a leggerlo prima. Già quando scelgo il circuito. Ok, Maremma, ragazzi, Maremma, questo circuito ce l'ha con me. Mi perseguita. Vediamo con questa Yamaha come va. Ho voluto riprovarla, avrei potuto acquistare una nuova moto, ma la acquisteremo nel prossimo campionato, ragazzi, dai. Voglio riprovarla questa Yamaha perché è veramente potente. Ecco, ho rallentato perché se andavo giù lì non posso iniziare subito. Ho detto giù lì, no c'han lì, eh. Ok, vabbè. Stavo scherzando, ragazzi, tranquilli. Eccomi, no, calma. Allora, con questa Yamaha è un'altra storia, ragazzi. Ma io su questo circuito comunque devo stare molto attento. Devo stare con gli occhi ben aperti, ecco. Dai, muoversi. Vado? E ragazzi, accelero, ma dove posso accelerare? Dove non me la sento, rallento molto. Qualche medaglia qui vorrei portarla a casa su 5 gare che sono da fare in questo campionato. Che dite, me la merito qualche medaglia o no? Anche quelle del terzo posto, non è che pretendo la pole position al primo posto, eh. Poi se spunta fuori la medaglia d'oro, io sono ben lieto di conservarla come collezione. Ah, ok, adesso qui si va sul ponte, ragazzi. Devo iniziare a frenare da qui. Forse anche un po' anticipato, ma è andata bene, quindi va bene, va benissimo così.
Guardate qui che curve, ragazzi, guardate qui. Non è un circuito facile, ma con questa Yamaha posso fare qualcosa, ragazzi, posso fare qualcosina. E voilà, vai, rallenta Bradenji. E beh, ho fatto bene a ridar fiducia a questa Yamaha, ragazzi. Eh sì, il primo giro sono andato bene, non ci possiamo lamentare. 2 minuti e 50 a giro, Maremma. Ah, ancora finisce, ancora finisce. Ah, qui è proprio una pista lunga. Ah, ok, 3 minuti un giro, fantastico. 3 minuti e 15, vabbè, va bene. No, no, no. Frena, Brado, frena. Non avventarti in quel modo. Eccomi qui. E ragazzi, io mi applico e vado, eh. E vado. Guardate come corro, guardate come corro. Ma soprattutto, ragazzi, sto andando bene e non me lo aspettavo. Però ho sempre la paura di cadere, ho sempre quella paura lì. È scalpita questa moto, ragazzi, è ruggente. Una medaglia oro ci sarebbe bene qui, eh. Ci starebbe molto bene, eh sì. Comunque date le vostre impressioni sul gioco, ragazzi. Ormai di gameplay ne sono arrivati molti sul canale, molti gameplay. Sono molti gameplay, quindi ormai potrete, si può giudicare abbastanza. Se qualcuno di voi magari si aspettava qualcosa in più, oppure siete contenti così, dite la vostra, insomma, perché a me fa piacere poi rispondervi nei commenti, e quindi sono ben lieto di farlo ogni volta, non c'è problema. Vai, vai, va bene, allungo, ragazzi, vado da paura, eh. Vado in grande stile, eh sì. Ullala, come va Brado qui. Qui solo se cado io, ragazzi, posso perdere. Solo se cado io, eh. Solo se faccio io qualche stronzata, altrimenti. Ecco, come non... Ah, ok, ok. Ok. 2 minuti e 45. Ullala, ullala. Sto correndo, ragazzi, sto correndo. Che curva, che curva. E oggi sono in forma, dai, oggi sono in forma, almeno con questa formidabile Yamaha, ragazzi, si va alla grande. Vado alla grande, sì, guardate, ullala. Solo io posso perderla questa gara, è solo per causa mia, altrimenti mi dispiace lì per i piloti, ma per gli avversari, ma questa Yamaha veramente è da grande spolvero. Anche Brado da grande spolvero.
ho dato 5 secondi e 6 di distacco al secondo posto. Vabbè, corro ragazzi, corro. Devo andare a sinistra, sì, calma. Con calma vai a sinistra, non ti preoccupare. Oh là là, oh là là. Eh beh ragazzi, sto spolverando la pista, sto spolverando. Ormai il secondo posto non ci crede lì il pilota, che sono avanti di tutti questi secondi. No. Meno male ragazzi che questa moto ha un'ottima frenata, devo dire. Mi ci trovo veramente bene. E vabbè, adesso qui vado in allungo ancora di più. Ciao, lo saluto il pilota lì. Lo saluto proprio ragazzi. E vabbè, sto guidando la grande. Guido la grande qui. Ottimo, ottimo. Così, brado, vai. Vai, super brado forever. Me lo dico anche da solo. Che dite ragazzi? Scendo un po' di tempo qui con l'intermedio. Eh sì, roba di poco, ma... Va bene, l'importante, vabbè. Ho distaccato il secondo posto, non si trova più. 8 secondi e 8, ciao. Mi posso fermare anche a mangiare una piadina, tranquillo. Dai che vado. E vabbè ragazzi, non è che ho vinto, ho stravinto qui, ho stravinto. Meritatamente, vabbè, anche potente questa moto però. E beh, ragazzi, ho fatto bene a ridar fiducia a questa moto, ho fatto bene. Vabbè, sono ancora in pista a correre. Ok ragazzi, dai, facciamo un altro circuito. Poi magari interromperemo il gameplay e si andrà oltre, molto oltre. Siamo al gameplay 35, rendetevi conto voi ragazzi a che punto siamo. Siamo a un punto che ha dell'assurdo, ragazzacci. Eh sì, ha dell'assurdo. Dai, su, carica che siamo già sui 19 minuti, ma un altro circuito, ragazzi. Bisogna farlo. Sempre con la Yamaha, dai. Con la mitica Yamaha qui che... Come moto, ragazzi... Sono riuscito a tornare sul podio. Sono ben felice di questo, sono felicissimo. E vai, così Brados. Dai, se ce la fai a caricare, che qui arriveremo sui 26 minuti di gameplay, 25, non lo so. Comunque ragazzi, l'importante è divertirsi, quella è una cosa fondamentale, i giochi esistono per questo, e quindi è così. Poi se si va con queste moto così potenti, il gioco inizia a diventare più bello, ai ragazzi. Questo circuito a me dà molta difficoltà, Non è molto lungo, non ricordo, però... Vabbè, dai. Puntiamo l'obiettivo al terzo posto.
perché è un circuito dove ho un po' di difficoltà, vi dico la verità, ragazzi. Ho veramente un po' di difficoltà e quindi ad impostare certe curve. Il circuito poi tra l'altro è anche molto bello, eh. La moto che ho è potentissima, solo per i miei errori posso perdere, scusate. Se faccio qualche errore io, ok, altrimenti e vai così, vai. Ragazzi, come moto è formidabile, ha un'accelerazione che distacco veramente tutti, cioè, ma senza problemi. Ecco, vedete, poi sono queste curve qui che io dovrei frenare un po' prima. Devo studiarmi meglio questo circuito, eh sì. Però in allungo vado, ragazzi, guardate qui, me li perdo. Me li sono persi per strada, No. Devo rallentare qui. Ecco, ho fatto così perché se acceleravo, ragazzi, cadevo, sarei caduto. Vabbè, non è neanche molto lunga qui come circuito, 1,50, ma perché ho perso tempo, 1,49. Magari se non avrei perso tutto quel tempo. Vabbè, vedremo. Vamos, no. E vai così, Bradone, su, voglio un'altra medaglia oro. La esigo. Anzi, la pretendo, ecco, se se vogliamo essere un po' più schietti, la pretendo. No, calmo Bradaus. È 4 secondi di distacco, ragazzi. Vabbè, sto iniziando a guidare un po' meglio. La moto è quella che è, potentissima, se poi si gioca anche bene i piloti non hanno speranze. Ok, ecco, in allungo li risaluto. Vi aspetto al traguardo. No, devo rallentare da prima della salita qui, che questa è la curva, quella micidiale, sì. Forse sono anche migliorato col tempo sul giro. Meno 3 secondi e 9, quasi 4. Non è uno scherzo, ragazzi, insomma. Vuol dire che ho guidato meglio. Dai. Grande, così. Vado in grande spolvero, ragazzi. No. Ok. Alla grande, ragazzi. Eccomi qua, ragazzi, ormai credo di aver vinto, sì. Grazie alla moto qui che è potentissima. Oh, ottimo acquisto di Brado. Ho fatto un acquisto mediocre, che dite? Perfect. Ragazzi, vabbè, ho vinto, non c'è storia, con questa moto non c'è storia.
solo con i miei errori se cado posso perdere, ma sto andando bene fortunatamente. Vai, 8 secondi di distacco. Vabbè, ti saluto Ciccio. Vai ragazzi, anche qui un altro podio. Diciamo che è stato il gameplay quasi perfetto, perché nella prima gara dei sorpassi c'è stata la medaglia di bronzo. Ma va bene così, va bene. Siamo tornati a vincere ragazzi, a vincere insieme. Cosa dite? Cosa ne pensate? Ditemi cosa ne pensate di questi due podi al primo posto di Brado, eh? Ditemi, perché non vi sento, non vi sento. Voglio sentirvi. Ok. E vai ragazzi, allora il gameplay numero 35 di Ride si conclude qui con due medaglie oro. Ci sentiremo con i prossimi gameplay. Ciao dal vostro Brado, yeah!